Zoccolini, zoccolati, sempre più fidati, siete gli zoccolini, zoccolati. Stasera ho voluto fare un change, a parte il mio ciuffo dove sono proprio bello, 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 ma vedete, come potrete aver ben capito, adesso parliamo del Milan, c'ho anche le forbici rosso-nere, tutto rosso-nero, c'ho pure le forbici, come avrete ben capito, adesso parliamo di calcio. La taverna, questa è la taverna, non l'ho ancora sistemata. Infatti, vi faccio indovinare. Scrivetemi nei commenti chi indovina più oggetti a caso che sono sparsi in questa taverna, perché non lo so nemmeno io. Ci sono talmente tante robe a caso che non lo so. Ma detto questo, voglio parlare degli allenamenti del Milan. Perché oggi che non ci sono tante notizie, no? È inutile che continuiamo a parlare di Ibra. Stamattina ho parlato della Champions, tra l'altro stasera giocano il Praga e Napoli, squadre per cui tifiamo stasera, no? No, vabbè, a parte gli scherzi, giocano comunque le altre, noi non giochiamo. Allora ho detto, ma sì, vado a vedere le notizie del Milan, no? Allora mi sono messo lì a cercare, anche perché poi ho detto, poi devo fare il video, non sapevo di cosa parlare. Vado a vedere gli allenamenti del Milan. C'è l'allenamento del Milan oggi, seduta pomeridiana. Quindi partiamo sempre dal presupposto che la mattina questi cosa fanno? Cioè, mentre io mi alzo e vado a lavorare, come penso il 90% di voi, meno che non ho fatto un lavoro notturno, no? Questi qua la mattina sono a casa, seduta pomeridiana. Perché? La mattina non si potevano allenare? Tanto non abbiamo niente da fare noi? Poi vado a vedere la seduta. Un po' di velocità, un po' di corsa, poi un po' di pallone. Cioè, ragazzi, ma questi sono allenamenti che io facevo a fine carriera in terza categoria. Cioè, ma che allenamento è? Cioè, noi abbiamo tutta la settimana per prepararci. Perché ci dobbiamo preparare? Perché se noi abbiamo tutta la settimana perché non facciamo le coppe e non ci prepariamo, cosa abbiamo tutta la settimana a fare? Cioè, questi si devono allenare notte e giorno. Notte e giorno. Mattina, pomeriggio. Mattina e pomeriggio. Perché continuano a fare gli errori. A furia di fargli ripetere gli stessi movimenti 100.000 volte, devono allenarsi tutti i giorni. Se no, che cosa serve? Allora, cioè, io se fossi un calciatore oggi del Milan e dovessi mai rischiare per sbaglio, di fare l'Europa League o la Champions. Ma meglio ancora l'Europa lì che sei proprio sotto, no? Ma io sbaglio la partita apposta. Sbaglio i gol davanti alla porta. Tu sei matto che poi l'anno prossimo devo fare le coppe, mi devo allenare tutti i giorni, trasferte. Poi io qua sto così bene, prendo il mio stipendio, la mattina sto a casa, magari vado a farmi un giro con mia moglie, sto con i bambini, pomeriggio poi mi faccio queste 3 ore, quanto sarà? 3 ore di allenamento e basta, sono a posto. Ma chi me la fa fare a me di fare? Ma io mi devo stancare a fare le coppe. Cosa me ne frega a me? Tanto arriva bonifico a fine mese. Basta, cioè, ma secondo me è normale. Cioè, ma tutte le squadre fanno così? Perché io, cioè, non mi ero posto mai questa domanda perché davo per scontato che questi si allenano mattina e sera. Davo per scontato. Io mi ricordo quando andavo io a scuola, no? C'era un mio amico, che saluto, Daniele Mello, non so se mi segue, che lui giocava nella primavera del Milan, no? Fortissimo. E quindi cosa faceva? Tutti i giorni, lui da scuola, a volte usciva anche prima, prendeva l'autobus per andare a Milanello ad allenarsi. Tutti i giorni. Si allenava. Poi lui ovviamente la mattina andava a scuola. E allora immaginavo che la prima squadra, mattina e sera, si allenasse sempre. Invece no. Invece no, questi qua fanno la seduta pomeridiana. Non so, il pisolino, fanno anche il pisolino, cosa fanno? Cioè io non lo so, ditemi, ragazzi, voi che mi seguite anche delle altre squadre, fatemi sapere se anche per le altre squadre è così, perché io inizio a preoccuparmi. Ovviamente chi non fa le coppe, chi fa le coppe, sappiamo che deve fare più cose, deve fare le trasferte, deve preparare la partita, va bene. Ma le squadre che non fanno le coppe? Sarà qualche tifoso di qualche squadra che non fa le coppe, so, la Fiorentina, che questi anni non fa le coppe. Cosa fa? Cosa fanno? Ma veramente questi si allenano solo
3-4 ore al giorno. Cioè, la doppia seduta è proprio una rarità. Perché qua io mi preoccupo veramente. Noi domenica a Parma abbiamo una partita fondamentale. E io continuo a sentire, no, perché il giocatore non dobbiamo stressarlo, deve prepararsi con la tranquillità. Ma tranquillità di che cosa? Che stiamo retrocedendo. E questi si allenano 4 ore il pomeriggio di giovedì, che tra 2 giorni abbiamo la partita. 3 giorni, quello che è. Ma voi siete matti. Ma io, raga, sono rimasto scioccato. Non potevo non dirvelo. Probabilmente voi lo sapevate già, io no. Sono rimasto scioccato. Ma può mai essere sta roba qua? Poi sono andato a leggere un po' le notizie del Parma. Dato che domenica gioca col Parma, che è una partita fondamentale per chi ancora non l'ha capito. Leggo Scozzarella fuori. Ma io mi devo preoccupare se c'è Scozzarella. Cioè, se gli voglio bene, c'è anche un nome simpatico. Ma mi devo preoccupare se c'è Scozzarella. Perché questi infami non si allenano neanche. Non so. Fatemi sapere, ragazzi, se sapete cose degli allenamenti, che sono ancora scioccato. Tra l'altro non si sa nemmeno chi giocherà del Parma. Dovrebbe esserci Gervinho, dovrebbe tornare. Speriamo che ci sia qualcuno che lo sappia marcare. E io inizio a capire, ragazzi. Inizio a capire perché tante volte i giocatori se ne fregano. Ma allora. Ma io veramente, cioè loro già hanno pochi anni di carriera. Questi qua quanti lavorano? Quanto lavorano? 10 anni in vita loro, quanto lavorano? Io ho sempre pensato che fare calciatore è una vita difficile, no? Perché a differenza di quello che dicono tanti, nonostante tu guadagni milioni, sei sempre pieno di gnocca, eccetera, nel senso che mangi tanti gnocchi, no? In ogni caso, rivedendo proprio quel mio amico che si allenava al Milan tutti i giorni, mi ricordo, andava via praticamente. La tua vita sociale era il campo da calcio, cioè non è che avevi difficile che avevi altri amici, no? E quindi ho sempre visto una vita difficile. Ma adesso che sono venuto a sapere queste robe qua, cioè, questo fa quello che. Cioè, stamattina che cosa fa? Che sì, cosa ha fatto stamattina? Che sì, se mi stai guardando, cosa stavi facendo stamattina? Avrei trombato, cosa hai fatto stamattina? Piontek, che non vedi la porta nemmeno se ti mettono il binocolo, ma invece di essere in campo a tirare 700 volte per cercare di prendere la porta, a imparare i movimenti da fare per non essere sempre marcato dal difensore, cosa hai fatto stamattina? Cosa hai fatto? Eri a giocare ancora a FIFA? Che ieri ho visto le foto, che eri con la moglie che gioca a FIFA con il numero 20, magari è anche ora che ti cambi il numero. Cosa hai fatto stamattina? Leao, cosa hai fatto stamattina? State a sentire una canzone rapper? Eri in ciabatte col trattore in tangenziale? Cosa hai fatto stamattina? Perché non vi siete allenati? Pioli. Cioè, io mi ricordo c'era Jean Pollo che mi diceva che lui tutti i giorni faceva dalle 8 alle 20, stava lì a Milanello e stava lì da solo. Cosa faceva? Che poi, tra l'altro, adesso ci sono queste tipo cabine di regia, mega studio, abbiamo le app. Ah, ma forse gli ha mandato i compiti a casa. Mi ero dimenticato che Pioli gli ha mandato i compiti a casa. Sì, adesso praticamente fra un po' facciamo direttamente l'allenamento da casa, facciamo smart working. Il Milan sta inventando lo smart working per il futuro. Praticamente un giorno a settimana, invece che andare a Milanello, si allenano da casa. C'hanno la palestra lì in casa, tanto paghiamo noi, perché i giocatori sono pagati da noi, sappiatelo. Stanno lì. E fanno smart working da casa. È giusto. È ormai la tecnologia, ragazzi, è calcio moderno, eh. Cioè, voi siete rimasti arretrati. Calcio moderno e tutti alleni da casa. C'è una porticina lì, fai due passaggi sul muro. Guarda, sta forbice rossonera. Sapete dove. Vabbè, non fatemi dire cose strane. Ragazzuoli, vi saluto. Ci vediamo domani mattina. Sono veramente abbattuto. Probabilmente colpa mia che avrei dovuto sapere prima di questo smart working. Colpa mia. Vabbè, voi iscrivetevi al canale, mettete un bel like se vi va. A proposito, sto cercando qualcuno, se gentilmente, a gratis dei miei fan, mi fa un bannerino. Mi piacerebbe avere un banner animato. Ho scritto seguitemi su Instagram, maledetti che non siete altro, su Instagram lo zoccolo duro, e mettete il mi piace, così ogni volta non ve lo dico, esce il banner. Se conoscete qualcuno che me lo fa, un animato bellino, mi stava dando una mano Dario Calbi di Rivoluzione Interista.
che è un amico, ormai ci sentiamo. E intanto, comunque, se qualcun altro mi vuole dare una mano, io vi ascolto. Va bene, ragazzuoli, vado che c'è un evento stasera, va? Vado a fare smart working. Ciao.